Buongiorno, sono Emanuele Maria Sacchi, passeremo insieme una giornata molto intensa al seminario Business al Top, una giornata dedicata a come ottenere più facilmente un sì e quindi alle tecniche innovative di persuasione. Ne voglio raccontare una che è veramente una tecnica innovativa, è frutto di studi, quindi non di psicologia astratta, ma di studi scientifici che si basano sul calcolo delle probabilità. La domanda è questa. Se tu dovessi motivare dei collaboratori, o tuo figlio, o il tuo cliente, a raggiungere un determinato risultato, di queste due alternative è meglio concentrarci su quello che abbiamo già fatto o è meglio concentrarci su quello che ci resta da fare? Di queste due alternative, qual è la più efficace? È meglio motivare gli altri evidenziando quello che è già stato realizzato? O è meglio motivare gli altri evidenziando quello che ci resta da fare per raggiungere l'obiettivo? La risposta più persuasiva è dipende dalla porzione più piccola. Mi spiego meglio. Se ad esempio un team di collaboratori ha già realizzato il 70% del risultato, quindi manca solo il 30% per arrivare al risultato vero, non motivare quei collaboratori dicendo abbiamo già fatto il 70% ragazzi, abbiamo già superato la metà, stiamo andando veramente bene. Motiva quei collaboratori dicendo loro ci manca solo un 30% per arrivare all'obiettivo. Il più è fatto, ci manca solo una piccola parte, concentrati sulla quantità più piccola. Facciamo un esempio contrario. Supponiamo che i tuoi collaboratori abbiano già realizzato il 30% del risultato e quindi manca il 70%. Invece di dire loro, ragazzi, dobbiamo mettercela veramente tutta, ci manca ancora il 70% per arrivare al risultato, lo so che la situazione non è facile, ma ce la possiamo fare, dai, il 70% ci manca, ecco, evita. È decisamente meglio concentrarsi sulla porzione, sulla quantità più piccola. Ragazzi, abbiamo già fatto il 30% del risultato, siamo partiti bene, continuiamo così. Il nostro cervello ragiona per contrasti. E quindi quel 30% ci appare molto piccolo rispetto al 70%, conseguentemente è più motivante. Concentrati sulla quantità più piccola, questo può fare veramente la differenza. Tutti questi aspetti e tantissimi altri li vedremo applicati alla tua attività durante la giornata di Business al Top. A presto, da Emanuele Maria Sacchi.